ad Arianna, che è una degli 8 che hanno superato questa fase. Aria Sanremo, ce l'abbiamo fatta, esatto, cioè come inaspettatamente, tra l'altro, devo ammettere. Ci avevo vista all'inizio perché ero seduta, penso, dalla parte opposta dove eri tu, ed eri un po' in tensione. Sì, ero in tensione, un po' rassegnata, perché non me lo aspettavo. Diciamo che sono venuta con tanta grinta, tanta voglia di farcela, però uno non sa mai che cosa aspettarsi, ecco. Poi io penso sempre al peggio per poi essere contenta e festeggiare. Però cosa porterai a casa poi nella futura carriera, non dico speriamo, ma nella futura carriera, certa, di questa esperienza? Ma innanzitutto tanta consapevolezza, diciamo, piedi per terra, un brano che ho preparato col cuore, che non avevo proprio voglia di far ascoltare agli altri, ecco. E quindi un'esperienza nuova innanzitutto, che non vedo l'ora di vivere, e un brano che ritengo molto importante, che non vedo l'ora di farvi ascoltare. Benissimo, allora noi speriamo di ascoltarlo il prima possibile. E intanto c'è una frase dei tuoi maestri, di quelli che ti hanno seguito in questo periodo, che ti è rimasta proprio nel cuore e nella mente? Ma la cosa che mi, in generale, al di là di una frase in particolare, è il fatto che loro parlino sempre in maniera concreta di innanzitutto non abbattersi mai, perché sanno benissimo che comunque questo mondo è molto particolare, un giorno ti porta in alto, un giorno devi combattere, continuare a combattere per riuscire a sopravvivere. Quindi il fatto di rimanere con i piedi per terra, consapevoli del fatto che questo sia un mondo difficile, ma di mantenere sempre la voglia e la forza di andare avanti e credere in se stessi, in quello che si fa. Allora, possiamo che farti un grandissimo in bocca al lupo. Crepi, io dico ancora crepi. Va benissimo lo stesso. Grazie. Grazie a te.